Ansa Voice Magazine. Benvenuti ai podcast di Ansa dedicati alla conferenza sul futuro dell'Europa, iniziativa in cui i cittadini europei sono chiamati a ragionare sulle sfide e le priorità dell'Europa attraverso una serie di dibattiti e discussioni. Ascoltiamo le parole di Maurizio Molinari, responsabile della sede di Milano del Parlamento europeo. Non avremmo mai pensato di avere una conferenza sul futuro dell'Europa in un momento in cui c'è una guerra in Europa, una cosa che pensavamo non avevamo detto mai più dopo la Seconda Guerra Mondiale. Invece questa guerra dà, se possibile, alla conferenza sul futuro dell'Europa un valore ancora maggiore. E adesso ci arrivo. Io, Enrico, allora, prima di tutto volevo ringraziare tutti gli organizzatori, volevo ringraziare il rettore Manfredi per il bellissimo discorso iniziale, insomma, per aver contestualizzato molto bene anche le sfide, no, che aspettano l'Italia nell'Europa. Volevo ringraziare Enrico e tutta l'ANSA, ma Enrico in particolare, come sede di Bruxelles, per come hanno seguito la conferenza sul futuro dell'Europa, perché non era facile. Io lo dicevo un po' chiacchierando in giro con un po' di persone, dicevo, forse se fosse durata i 2 anni che era stata prevista prima del Covid la conferenza sul futuro dell'Europa, avremmo avuto un po' il compito un po' più facilitato, nel senso che quando si è iniziato a parlare un po' della conferenza, quando la politica l'ha cominciata a prendere un po' più sul serio, quando è entrata in gioco la politica e quindi si è capito che non era solo un pur parler, un chiedere ai cittadini di fare le loro proposte, ma era una cosa seria, quando si è capito il meccanismo, che non era semplice, di questa conferenza, perché i panel dei cittadini con 800 cittadini selezionati, la piattaforma in cui uno poteva, chiunque avrebbe potuto dare le proprie idee, sono stati 550.000 gli utenti che hanno partecipato alla piattaforma per dare le proprie idee della conferenza sul futuro dell'Europa. Sono pochi, sono tanti, io dico che sono più di un europeo su 1.000. Potevano essere di più? Sicuramente, ma la conferenza doveva durare 2 anni, è durato un anno solo. E poi dico un'altra cosa, è complicato dire la propria su un aspetto così complesso come il futuro dell'Unione Europea. Cioè, voi immaginate di chiedere a qualcuno a cui non interessa niente il calcio, di chiedere come vuoi cambiare la regola del fuorigioco o la regola dei gol in caso di reti pari nelle coppe europee. Cioè, se uno non sa di cosa stiamo parlando, non lo può cambiare. E siccome purtroppo la conoscenza dell'Unione Europea è ancora non ideale, comunque non la si conosce bene ancora, purtroppo, per vari motivi, poi magari ci arriviamo anche perché alcune delle proposte della conferenza sono proprio su quello, allora io dico, è stato comunque un bellissimo esercizio, un successo, perché alla fine è stata una cosa che non aveva mai provato a fare nessuno a questo livello, ed è una cosa, e anche qui ci possiamo tornare, che sì, si chiude adesso la conferenza, adesso bisogna vedere quanto e come la politica prenderà in considerazione le raccomandazioni e le proposte. Ricordo, sono state fatte 49 raccomandazioni con oltre 300 proposte, che comunque sono molte, che sono state presentate il 30 aprile ai presidenti delle istituzioni europee, con poi la chiusura del 9 maggio. Ma voglio dire, era una sfida. Io, dico anche questo, chi mi ascolta un paio di volte poi si annoia, anche io mi annoio in realtà delle mie idee, però lo ridico qui, cioè in Russia la conferenza sul futuro della Russia non la fanno, e c'è un motivo per cui non la fanno, perché noi siamo una democrazia, quindi per esempio la conferenza sul futuro dell'Europa è stata duramente criticata da alcuni gruppi, il gruppo ECR ha addirittura lasciato la conferenza sul futuro dell'Europa, e hanno tutto il diritto di farlo, hanno tutto il diritto di pensare che sia stato un esercizio che non ha avuto successo, che non sia stata una vera partecipazione. I numeri sono quelli, poi ognuno li giudica. Secondo me 550.000 contributi, 800 cittadini che sono comunque, parlando con loro proprio si capisce che insomma erano persone che non ne sapevano probabilmente niente di Unione Europea, che dopo un lavoro, un percorso, hanno potuto fare delle proposte anche più centrate, no? Sul futuro dell'Europa. Allora io, se voi siete d'accordo, Enrico, se abbiamo 5 minuti di tempo, cerco un po' di riassumervi un po' le proposte che sono uscite nei vari ambiti, nei 9 ambiti, proprio brevissimamente, se posso farlo.
per farvi capire un po' dove si è andati, e poi vedremo nei mesi prossimi. Fra l'altro gira l'idea appunto di una convenzione, c'è la possibilità, la richiesta da parte del Parlamento, che farà richiesta formale di revisione dei trattati. Tra l'altro io voglio dire una cosa sul Parlamento europeo: molte delle posizioni, delle richieste che sono state fatte dalla conferenza sul futuro dell'Europa, ha adottato sue risoluzioni che andavano proprio in quel senso, cioè di dare più competenze all'Europa, di un'Europa che sia più al fianco di tutti i cittadini, che voglia informare meglio, che voglia parlare con una voce sola all'estero. Quindi diciamo che la parte elettiva, quindi gli eurodeputati, il Parlamento europeo, che tutti noi, tutti voi votiamo e votate, vanno nella stessa direzione per moltissime delle 300 proposte rispetto a quello che appunto è richiesto dalla conferenza sul futuro dell'Europa. Ma cosa chiede questa conferenza? Quali sono queste proposte? Allora, sul cambiamento climatico, per esempio, c'è una forte spinta alla protezione della biodiversità, a un'agricoltura che sia biologica, sostenibile, che abbia una riduzione nell'uso dei pesticidi, ma che abbia anche un forte focus sulla capacità di assicurare cibo dove ce n'è bisogno. Per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico, una delle proposte che viene fatta è una valutazione reale della diminuzione delle emissioni, e in generale lotta al cambiamento climatico e transizione verde sono fra i temi che più forte emergono da questa conferenza sul futuro dell'Europa, che quindi più forte i cittadini vogliono un ruolo più forte dell'Europa su questo, più decisivo, più unitario. Per quanto riguarda la salute, i cittadini chiedono degli standard minimi sulla qualità del cibo e sulla tracciabilità. Io ricordo che comunque nell'Unione Europea già abbiamo degli standard molto elevati, non c'è uno spazio politico nel mondo in cui ci siano standard alimentari e standard di sicurezza alimentare è migliore che in Europa. Noi abbiamo anche un'agenzia, insomma, anche gli Stati Uniti hanno un'agenzia, insomma, ma abbiamo degli standard molto molto stringenti. Fra l'altro io ne approfitto per una nota personale: io da persona con disabilità, essendo una persona non vedente, anche su questo, cioè sull'inclusione, a volte ci dimentichiamo dove siamo, e io penso che sia legittimo e anzi sia utile criticare l'Unione Europea, pungolare, chiedere sempre di più ai decisori politici europei, ma penso anche che dobbiamo ricordarci dove siamo. Faccio questa piccola parentesi per dire che io da persona con disabilità, nonostante i grandissimi problemi che ci sono per le persone con disabilità, poi anche a macchia di leopardo, cioè alcuni contesti migliori in Europa, altri con problematiche più gravi, ma anche su questo voglio dire, io non trovo uno spazio al mondo dove dico vorrei proprio andare da quella parte lì perché le persone con disabilità sono trattate meglio. Sinceramente non lo trovo, e questo su tante cose, sulla democrazia, sul rispetto dei diritti dei lavoratori. Cosa vuol dire questo? Che non c'è niente da migliorare? No, assolutamente no. Infatti le proposte della conferenza sul futuro dell'Europa chiedono tante cose, tanti, come dire, miglioramenti da fare. Ecco. Per quanto riguarda non mi sto facendo i cavoli miei col telefono, sto rileggendo i miei appunti. E per quanto riguarda l'economia, ecco, questo è Lauro Panella, che ringrazio molto, già ha parlato abbastanza, quindi mi dilungherò meno su questo, se non per dire che si chiede, anche Enrico parlava appunto di indicatori che vadano al di là del prodotto interno lordo, no? Che vadano anche a misurare il benessere, ma si chiede anche per esempio una maggiore sicurezza dei pagamenti online, si chiede un semestre europeo che non sia solo non serva solo a mettere in atto regole puramente economiche, contabili, ma che sia un semestre europeo, passatemi il termine, un po' più umano e un po' più umanizzato. Io vi sto parlando nel linguaggio più semplice possibile, sto ipersemplificando, però per fare una panoramica proprio a volo d'uccello velocissima, mi sembra l'unico modo per andare avanti. Per quanto riguarda la politica estera e di difesa, ecco, questo è un altro di quei settori su cui la conferenza si è concentrata moltissimo, e si chiede che l'Unione Europea agisca con una sola voce, che si chiede appunto anche attraverso la revisione dei trattati che non ci sia più il vincolo dell'unanimità, che la maggioranza delle decisioni in politica estera vengano prese a
a maggioranza, appunto, scusate il gioco di parole, qualificata e non all'unanimità, in modo che non ci sia un solo paese che possa bloccare tutti. Si chiede un ruolo più forte per il rappresentante per la politica estera, quindi per quello che è adesso Borrell. Quindi a volte Borrell è stato criticato, no, per la sua poca incisività, ma se non gli diamo un ruolo che gli permetta di essere più incisivo, la conferenza dice è un po' un cane che si morde la coda. Per quanto riguarda la questione, annosa questione dell'esercito europeo, ricordo intanto la bussola strategica approvata qualche settimana fa, che è un contingente, un primo piccolo contingente, un primo piccolo semino di esercito comune europeo, 5.000 soldati che possono essere mobilitati. La conferenza chiede un esercito, sì, un esercito europeo, ma che serva che abbia funzione di peacekeeping, quindi di mantenimento della pace, che non abbia una funzione offensiva. Quindi il focus sulla pace è un focus molto forte da parte della conferenza. E un altro aspetto molto importante sulla politica estera e anche sul commercio internazionale è il tenere presenti i nostri valori nei negoziati, cioè i nostri valori, ne parlavo un po' prima, diritti dei lavoratori, diritti sociali, diritti ambientali, non devono essere ignorati quando negoziamo con gli altri paesi, quando affrontiamo questioni di politica estera con gli altri paesi, devono servirci da strumento forte di negoziazione. E qui mi ricollego a un altro, appunto, a un altro ambito, a un altro panel della conferenza, tanto per semplificare, un altro settore in cui la conferenza ha fatto delle proposte, proprio quello dei valori. Si dice i valori della democrazia europea, i valori che sono nei trattati europei, nella Carta dei diritti fondamentali, sono non negoziabili, sia per quanto riguarda i nostri rapporti internazionali con i partner internazionali, sia per quanto riguarda i paesi che devono entrare a far parte, o che vogliono, e sono tanti, lo sappiamo, con tante questioni sospese, prima fra tutte quella dell'Ucraina, ma non solo, che vogliono entrare a far parte dell'Unione Europea. Per entrare a far parte dell'Unione Europea, i valori che reggono l'Unione Europea sono valori non negoziabili. Poi un altro aspetto molto importante è quello del digitale, quindi si chiede che ci sia un accesso a internet da parte di tutti, quindi l'investire nel 5G ma anche nel 6G, in un'infrastruttura digitale che sia verde da un certo punto di vista, quindi che agevoli anche la transizione verde, ma che sia accessibile a tutti, che tutti abbiano accesso anche all'hardware, non solo al software. Quindi di base un digitale di qualità. Per quanto riguarda la democrazia, cioè, ne abbiamo già parlato un po', i cittadini e insomma, la conferenza sul futuro dell'Europa sottolineano l'estrema importanza di essere informati sull'Unione Europea, quindi prevedono, chiedono un curriculum minimo di studi sull'Unione Europea. Io ricordo che il Parlamento Europeo ha uno schema di scuola ambasciatori, 109 in tutta Italia, ricordo il progetto della Fondazione Megalizzi con dei suoi ambasciatori che vanno nelle scuole, insomma si sta cercando di fare tanto, ci sono dei libri che spiegano l'Unione Europea ai bambini e ai ragazzi, ma come chiede la conferenza sul futuro dell'Europa, servirebbe un curriculum di studi minimo in modo che tutti i cittadini europei abbiano dei fondamenti di base sull'Unione Europea. Torniamo al discorso di prima, se non si conosce qualcosa non lo si può cambiare, è complicatissimo cambiare qualcosa che non si può, che non si conosce. Inoltre, per quanto riguarda il garantire la democrazia, si sottolinea l'importanza della lotta alla disinformazione, del garantire i giornalisti. Questo io lo sottolineo perché Enrico, tu lo sai benissimo, ma insomma la libertà di stampa passa anche attraverso la garanzia della libertà di stampa, quindi la protezione dei giornalisti, e si ipotizza proprio il fatto che ci siano delle piattaforme, un sito internet, un'app di informazione per i cittadini e di, come dire, comunicazione costante fra i cittadini e i decisori politici. Quindi di fatto quello che la conferenza chiede è che la conferenza non finisca, ma continui e continui a dare, come dire, i suoi input in maniera magari meno formale, magari non subito una seconda conferenza, ma insomma che l'esercizio della conferenza sul futuro dell'Europa non si fermi, che i cittadini possano continuare a dire la loro ai politici. Arriviamo alle ultime due, che sono la migrazione, e sulla migrazione io sottolineerei due tipi
di proposte. Intanto la semplificazione dell'accoglienza a chi ha diritto di entrare in Europa, quindi dei richiedenti asilo, dei migranti che entrano con canali legali e quindi l'apertura di canali legali. E poi anche la questione del lavoro, cioè la conferenza dice noi abbiamo bisogno di manodopera, di lavoro, di lavoratori migranti, cerchiamo di rendere il match, l'abbinamento fra domanda e offerta il più semplice possibile e il più efficiente possibile, perché altrimenti perdiamo delle opportunità, non solo perdono le opportunità i migranti che vogliono venire in Europa, che avrebbero i titoli per lavorare in Europa, ma perdiamo delle opportunità anche noi. Quindi l'aspetto del lavoro è un aspetto chiave. Ultima, ma non ultima, l'istruzione, ne abbiamo già parlato, armonizzare i curriculum educativi, i curriculum scolastici, cercare di dare a tutti dei livelli di istruzione che possano essere anche, come dire, riutilizzati e utili per chi poi vuole viaggiare in Europa, e dare opportunità sia agli studenti che agli insegnanti di fare programmi di apprendimento all'estero, apprendimento in tutte le fasi della vita. Nonostante questa armonizzazione, ovviamente deve comunque tenere conto dei contesti internazionali e dei contesti locali. Io chiuderei qui, non so se ha avuto senso, ho cercato di farlo nel più breve tempo possibile, di percorrere velocissimamente quello che la conferenza, un po' dare un po' gli input che la conferenza ha dato, resto comunque a disposizione se poi ci dovessero essere delle domande.